3, 2, 1, buon viaggio. 94 chilometri finiti, quelli della Pedemontana Veneta che con l'apertura del tratto Malo Montecchio, 22,3 chilometri nel territorio vicentino, si completa. Manca l'innesto con la 4, casello di competenza della società autostrade Brescia-Padova, che ha però garantito la realizzazione entro marzo 2024. Il taglio del nastro all'interno della galleria di Malo, dove nel 2016 un operaio ha perso la vita in un incidente sul lavoro. Presente il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, che ha anche presentato il progetto light della pista da bob per le Olimpiadi a Cortina, che potrebbe attrarre ora delle imprese dopo la prima gara in versione lusso andata deserta. Finisce una grande opera pubblico-privata che servirà centinaia di migliaia di lavoratori veneti e non solo, farà risparmiare tempo, denaro, inquinamento. E quindi è un simbolo dell'Italia che cresce, che crede nelle infrastrutture, nella modernità, in nuove strade, autostrade, ferrovie, ponti, gallerie, dighe. È quello che sto facendo da un anno a questa parte al Ministero e sono felice di essere partecipe di questo rinascimento delle infrastrutture nel nostro Paese. Se aggiungiamo anche il fatto che conto che anche le Olimpiadi Invernali 2026 abbiano totale e piena attuazione in Veneto e in Lombardia come da programma, rispettando i costi e rispettando i tempi, sono contento. E lo scopriremo nei prossimi giorni, perché se il bando di gara esce entro la fine dell'anno, essendo oggi il 28 dicembre, vediamo presto quante aziende parteciperanno e mi auguro che ci siano, perché ripeto, l'Italia ha vinto il dossier proponendo Lombardia e Veneto, Milano e Cortina, e togliere qualche infrastruttura sarebbe un peccato. Sono 100 chilometri, 94 chilometri e mezzo di infrastruttura più 68 di opere complementari che sono visibili, sostanzialmente ridisegna il Veneto, ridisegna anche il nostro modo di percepire le distanze in Veneto. Il problema sono i pedaggi, però resta il problema dei pedaggi. Ma questa è l'infrastruttura tra le nuove autostrade in Italia che ha i pedaggi più bassi, allineata verso il basso. Dall'altro dovremo capire quali saranno i flussi di traffico. Oggi abbiamo 45.000 veicoli al giorno, avremo un incremento del 30-35% con l'apertura di questi 22 km e 300 metri, dopodiché col collegamento definitivo alla 4 capiremo quanto potremo limare sui pedaggi. Un'opera imponente che però lascia qualche questione aperta, come le rivendicazioni del sindaco di Montecchio e di San Zenone degli Ezzelini. Beh, io sono arrabbiato con la 4, non con la Pedemontana, sono arrabbiato con la 4 perché la fine lavori era prevista già a marzo del 2023, quindi avrebbe dovuto essere tutto concluso, casello, collegamento diretto. Per noi è, ma non solo per noi, per tutta l'area dell'Ovest Vicentino è molto importante quel nuovo casello e il collegamento, perché è uno snodo importante per tutto l'Ovest Vicentino. Sono soddisfatto dell'opera perché è un'opera che serve al territorio, ma non sono soddisfatto della risposta del Presidente, perché ho tentato l'ultima mediazione in questo momento, chiedendo un incontro per cercare di trovare un punto di svolta a quella che è la nostra situazione, quella che ci vede fermi per quanto riguarda la realizzazione di quell'accordo che, validato da due sentenze del Consiglio di Stato e del TAR, la Regione deve ancora portare avanti per il Comune di San Zenone. Ho chiesto adesso al Presidente un incontro per poter parlare, per poter mediare. Il Presidente continua a dirmi che devo parlare con la De Berti. Quindi a questo punto noi andremo avanti con la causa, sentirò i nostri regali e continueremo. Prima o poi San Zenone le sue opere le vedrà realizzate, perché ne abbiamo diritto e già due sentenze hanno dato sentenza, hanno appunto detto che la Regione deve impegnarsi a realizzare quello che è scritto negli accordi.